giornale telematico per i comuni, una guida irrinunciabile per i dirigenti. Rissa alla Sapienza. 3 agli arresti domiciliari e 3 in libertà. Continua lo scontro, sia pur verbale, tra i collettivi universitari di Sinistra e Forza Nuova. Comunque la dinamica della rissa davanti alla Sapienza di Roma non è stata ancora del tutto chiarita. Le testimonianze raccolte tra gli studenti sono discordanti. Ognuna delle due parti afferma di aver subito l'aggressione e di aver quindi messo in atto azioni violente che volevano solo essere di difesa. Ascoltiamo. È stato aggredito, erano degli studenti di questa università che si oppongono all'entrata di nazifascisti negazionisti dentro le nostre università. Si trovavano via l'università, hanno visto dei ragazzi del collettivo che stavano strappando i nostri manifesti, sono scesi per cercare di fermarli da appunto che stavano sia strappando che coprendo con altri manifesti, ed è successo il putiferio. Insomma, chiaramente non è credibile la versione che è stata data dell'aggressione squadristica. Il magistrato comunque, motivando i fermi dei giovani che hanno partecipato alla rissa, parla dichiaratamente di odio politico e sottolinea come sia ormai facile provocare reazioni violente soprattutto nei giovani. A testimonianza di questo vi sono le immagini dei ragazzi di destra che escono dal tribunale inseguiti ed insultati da quelli di sinistra. Anche alla Camera dei Deputati è stato riferito sull'accaduto da Alfredo Mantovano, sottosegretario del Ministro dell'Interno, che ha sottolineato il fatto che non si sia trattato di uno scontro politico, bensì di una rissa tra giovani studenti. Seguiamo l'intervento. Ogni atto di slealtà verso il reale, proprio perché non è contro una parte politica, ma è contro la verità dei fatti, rischia di avere lo stesso effetto di una bastonata. Il Partito Democratico però replica prontamente tramite Marco Minniti. Diciamo le cose con il loro nome. Sottovalutazione, minimizzazione e poi in fondo una giustificazione che fatti di questo tipo non possono avere. Riportiamo anche le dichiarazioni rilasciate dal giornalista Giampaolo Panza al TG1, che ci sembrano di una certa rilevanza. Un'università molto strana, la Sapienza, perché il Papa non è riuscito a parlare. Per qualche motivo, che i giornali hanno poi spiegato bene, non ha potuto mettere piedi dentro l'università. Poi un gruppo di destra viene consentito di fare, come giusto, come logico, un convegno sulle foibe, poi viene rivocato il permesso e nascono di lì gli incidenti di questi giorni. Io sono molto preoccupato, ma non per le aggressioni squadristiche di cui sento parlare o per quelle delle altre parti, ma perché vedo montare un clima che io ho visto purtroppo a Milano negli anni 70.